Bella partenza, una bella prova di carattere e anche di gioco. Sì, assolutamente, partecipazione da parte del gruppo, da parte della squadra, una giusta interpretazione della fase iniziale della gara, e quella ci ha permesso di sbloccare subito il risultato, consolidare minuto dopo minuto questa partita in fase di possesso, nel sacrificio che abbiamo messo in fase difensiva, e queste sono cose che poi ti determinano il risultato. Ho chiesto ai ragazzi la prestazione e senza pensare al risultato, perché facendo grandi prestazioni poi il risultato diventa una cosa naturale. E sono stati bravi in tanti momenti della gara, perché dentro una partita ci sono più gare. E sono riusciti a sacrificarsi quando ce n'era bisogno, sono riusciti a determinare quando abbiamo avuto la possibilità e a chiudere la partita nel momento giusto. Sì, il lavoro che abbiamo fatto in queste settimane, in questo mese, ci portava sicuramente delle incognite come prima gara, come avevo detto anche nel pre-partita. Stasera a dimostrazione che comunque è una squadra che è da migliorare, c'è da lavorare tanto, ma ha avuto un approccio importante anche sotto il punto di vista fisico e tattico e a livello mentale. Quindi questa mi ha dato delle risposte importanti e ho avuto delle risposte importanti da parte di tutti. Varela. Ignacio è questo come giocatore, ma secondo me non è ancora al 100% della condizione e deve lavorare ancora tanto come tutto il resto della squadra. È un giocatore che gli piace avere la palla nei piedi, gli piace lavorare quando è in fase di possesso, quindi svaria molto anche su tutto il fronte d'attacco. In quella posizione lì gli chiedo spesso di venire fuori dalla marcatura, di giocare semplice e poi di riattaccare la porta, perché giocando in quella posizione lì deve pensare a far gol. Poi il secondo tempo l'ho spostato in una posizione più laterale, quindi sono altri movimenti e altre disposizioni tattiche, però è un giocatore che può fare più ruoli là davanti. Sì, no, assolutamente. Io credo che comunque Farkas, Bani, Terigi, Guberti hanno dimostrato grande sicuramente condizione psicofisica oggi, perché comunque io credo più di tutti loro sentissero questa gara per il trascorso del passato, per quello comunque per la stagione vissuta l'anno scorso. Quindi sono contento per tutta la squadra, sono contento per loro comunque che sono riusciti comunque a determinare in una gara così importante. Pensiero quello che va stasera è pensiero del gruppo, dell'identità forte che vogliamo trasmettere alla squadra e che loro devono avere ben preciso in testa, e questo ci deve portare a ogni gara, ogni settimana, a preparare la partita con questo spirito. Invece l'hai vista cosa pensava? A un certo punto la partita era in controllo, dicevamo 2-0, lei ci ha pensato l'anno scorso invece, anche lei. No, beh, è normale che le partite non sono mai chiuse, è quello che ho detto anche a fine primo tempo, ragazzi, che superiorità numerica, però non dovevamo abbassare la guardia, dovevamo continuare a giocare, dovevamo continuare a lavorare per chiudere la gara, perché le partite sono sempre aperte. E sono stati bravi in tante situazioni. Normale che c'è da migliorare sia in fase di rifinitura sia in fase difensiva, ma quello non è un problema, siamo qui per quello. I ragazzi si sono sempre messi a disposizione ogni settimana e ogni allenamento per potersi migliorare sia come singoli sia come collettivo. Ma sì, io non voglio parlare di obiettivi, ma voglio pensare una partita alla volta, e quello, il mio pensiero è quello che cerco di trasmettere alla squadra. Noi dobbiamo pensare settimana dopo settimana, e noi siamo neopromosse, diciamo, quindi dobbiamo creare, come ho detto, un'identità forte di squadra, e dobbiamo andare sulle ali dell'entusiasmo. Quello può essere la nostra forza. Ci sono tanti giocatori che devono arrivare al top della condizione. Sono arrivati altri giocatori che piano piano si inseriranno nel gruppo squadra e cominceranno a lavorare con la squadra, e quindi ci sarà modo di vedere tutti. E più giocatori forti ci sono, come abbiamo noi, e più ci sarà una concorrenza giusta per poter migliorare ogni giorno.
questo momento siamo questi, per questo preciso momento siamo questi, quindi sono contento dei ragazzi che ho, sono contento dei ragazzi che sono rimasti dall'anno scorso, sono contento di quelli che sono arrivati un mese fa e di quelli che sono arrivati negli ultimi giorni. Come ho già ripetuto più volte, il direttore è stato molto molto bravo nella prima fase e anche nella seconda a darmi una squadra in primis al 25 luglio competitiva per fare la Serie D e subito dopo per questo campionato, quindi adesso c'è solo da lavorare testa bassa e pedalare, come si può dire. Adesso questa situazione qua di Ricky per la nazionale è ancora da confermare per quanto riguarda la convocazione, se andrà o meno, però è un giocatore, come ho detto, che mi può ricoprire più ruoli da centrale, da terzino, da play nell'evenienza, è un giocatore che secondo me può crescere e ha margini veramente incredibili, deve credere in se stesso, deve migliorare ogni giorno, ha la testa per poterlo fare, quindi è un giocatore che potrà fare molto bene in questa stagione. Alberto, come tanti altri, ha bisogno di giocare, di mettere minuti nelle gambe, di lavorare settimanalmente per poter arrivare in condizione. Anche lui arriva da un percorso di 2 mesi comunque di allenamenti sia singoli, poi si allenava con una squadra, però gli manca le partite e quindi piano piano, come lui ha le favalli. Stasera Cristian Mora è arrivato e ha giocato subito, comunque lui arrivava comunque da qualche partita anche con Alessandria, quindi ci sono vari aspetti da valutare su determinati giocatori. Che se l'avessi immaginata così, una serata così, dove sbloccare la partita e segnare dopo un minuto, forse non l'avrei immaginata così bene, non l'avessi immaginata così bene. E è stato importante perché ha spianato subito la serata, era una bella serata, partire così, il gol sotto la curva, dopo comunque queste settimane di incertezze, di arrivi, un gol che comunque tutti sono venuti ad abbracciare, ha fatto gioire un sacco di gente, ci ha levato, diciamo, l'attenzione della prima partita. Te l'aspettavi questa partenza forte del Siena? Ma c'era grande entusiasmo, si respirava proprio grande entusiasmo, una magia positiva, proprio pure dagli ultimi giorni. Sapevamo di fare una grande prestazione, poi è arrivato il risultato rotondo, un 3-0 così, quindi ben venga, non abbiamo subito gol, è stata una grandissima serata. No, comunque mi piace andare a chiudere l'azione, sono un giocatore che segue spesso l'azione quando la palla è dall'altra parte. Molte volte mi trovo comunque in occasione a gol per tempi di inserimento, anche per, diciamo, la mia bravura, e quindi è una mia caratteristica che il mister sta facendomi giocare anche in quel ruolo, può farmi sfruttare alla grande. Sì, secondo me posso dare ancora di più, perché era la prima partita da 90 minuti, io comunque già non giocavo da febbraio, prima partita in Serie B, quindi secondo me posso dare ancora molto di più. Poi la preparazione l'ho fatta metà e metà, ho stato una settimana fermo, quindi posso a livello organico, a livello fisico, posso ancora interpretare meglio di più la gara. Lo sappiamo alla riunione tecnica della mattina, quando il mister prova delle cose in settimana, poi comunque... Però c'è una settimana eri pronto per questo ruolo e per questa... Sì, sì, le cose le proviamo durante la settimana con vari interpreti, però comunque il mister prova svariate persone, poi quando arriva il giorno prima della partita ci dice la formazione e noi ci prepariamo anche a livello mentale. È già pronto? No, diciamo non ci eravamo più trovati, scelte tecniche, scelte comunque a livello di mister, cose che non voglio più parlare, diciamo, non voglio parlare del passato. Molta. E loro come ci vedi? Ma preferirei non parlare dell'Entella, sinceramente. Non voglio parlare del Siena, che ha fatto una grande prestazione. Non è per lei, eh? No. Non parli volentieri. Però, insomma, sicuramente la parte dell'Entella ci sono una buona squadra. Oltre loro, dico. Sono i favoriti insieme ad altre due squadre. Ok, bravissimo. Poi lui, il primo gol, c'è una dedica speciale perché tuo nonno, per esempio, la settimana passata nella gara di Coppa era in tribuna abbastanza scatenato. Ecco. Sì, però lo vorrei dedicare alla moglie di mio nonno, mia nonna che è scomparsa quest'estate, quindi
Il mio gol oggi va a lei. Mi ha mandato anche tanti baci alla mamma, sì. Però. Sono i miei genitori in tribuna. Sì, sì, sì.